dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna il trofeo Marcello Campobasso con una edizione assolutamente imperdibile in programma dal prossimo 4 al 6 gennaio. Parliamo di questa importante ed imperdibile manifestazione insieme al nostro ospite che vedo già in collegamento, il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo. Buongiorno, grazie per questo collegamento. Buongiorno, buongiorno a lei, grazie moltissimo e sono felicissimo di questo collegamento. Esatto, perché con lei oggi parleremo di questa 28esima edizione del trofeo Marcello Campobasso dal 4 al 6 gennaio che ritorna dopo uno stop forzato a causa della pandemia. Sì, è uno stop forzato che ci ha tenuto lontano dai ragazzini dell'Optimist e torniamo alla grande con questa grossa manifestazione. Una parola di inizio è che il trofeo si chiama Marcello Campobasso in onore di un giudice di appello federale che è stato un grande dirigente sportivo. Secondo, questo trofeo è stato inventato e voluto dal mio predecessore, presidente Pippo Dalla Vecchia, che ha voluto onorare l'amico scomparso, ma nello stesso tempo l'approccio iniziale dei ragazzini alla vela. Non c'è campione della vela oggi che non abbia cominciato con un Optimist e quindi il doppio onore al passato, al presente e al futuro in questa coppa è fondamentale. Passato, presente, futuro, quello che inizieremo a scorgere nell'immediato, invece presente in occasione di questa 3 giorni di grande vela, che tra l'altro prevede la presenza di 240 iscritti provenienti da tutte le parti del mondo, quindi per una manifestazione di grande carattere internazionale. Certamente è la prima regata e unica forse regata internazionale che riguarda questo nostro golfo ed è bella perché vengono dalla Turchia, da Israele, dalla Thailandia, sono tantissimi i ragazzi, sono 240 ragazzi, ma non sono solo loro, sono i fratelli, le sorelle, i genitori, gli allenatori. Creiamo un circuito qui intorno a Santa Lucia di credo almeno più di 100 camere occupate nell'indotto da noi, le pizzerie, i negozi sono tutti pieni. Qua tra qualche giorno si parlerà quella lingua strana che va fra l'inglese e l'italiano e lo Spanish. E i ragazzini sono amici fra di loro immediatamente, è una bellissima festa, anzi io mi auguro che in quei giorni possiamo riprendere delle bei filmati che vi manderemo. Senta, li ha menzionati più volte i ragazzini, perché in realtà i partecipanti raccolgono il range dell'età che va dai 9 ai 15 anni, ha parlato anche prima di futuro, siamo nel immediato presente, però io le chiedo se a questo punto il futuro della vela proviene da questi ragazzini, ma soprattutto dal Campobasso. Diciamo che il passato ci insegna che tutti i ragazzi che hanno vinto il trofeo Campobasso, che è il trofeo che noi mettiamo in palio, sono poi diventati dei grandi campioni nella vela. Da Grandoni, che è stato l'atleta dell'anno, il velista dell'anno alcuni anni fa, ma tantissimi di loro vanno alle Olimpiadi, vanno poi ai trofei internazionali e si fanno onore. Diciamo che la prima palestra, la prima grande prova per un piccolo velista è questa regata. Se il tempo ci aiuterà, se il vento ci aiuterà e ci aiuta sempre, Napoli è fortunata, sarà una bellissima edizione. Anche perché il vento diventa determinante, no, in queste regate. Che tipologia di vento dovranno appunto affrontare i piccoli partecipanti? Ho visto l'immagine di una nostra piccola velista qualche giorno fa, quando c'è stata quella tropea terribile con la granata, che è rientrata in porto spugnata come un pulcino, stanca ma felice. E allora gli ho detto: ma tu scusami, non ti sei messa paura con la grandi nei lampi tuoi per mare? Dice: no, no, anzi spero che al Campobasso sia così perché è più bello.
E quindi di fronte a questi ragazzi così carichi di entusiasmo, io non posso che commuovermi e levarmi tanto di cappello. Sono veramente dei grandi atleti fin da ragazzini. È vero, risposta disarmante. Tra l'altro, se lei è d'accordo, io vorrei commentare con lei anche il logo, no, di questa manifestazione che vede due vele sospinte per l'appunto da uno sbuffo di vento con cinque colori differenti che richiamano i giochi olimpici e questo naturalmente rimanda ad un profondo messaggio sociale, ovvero quello di condivisione, di fare squadra, di fare rete. E diciamo che questa è la nostra missione, anzi vorrei citare me stesso, che nel 2020 abbiamo fatto un libro ricordando le Olimpiadi del 60 organizzate a Napoli e nel Circolo Savoia. Siamo l'unica città in Italia, il Circolo Savoia, che ha organizzato le Olimpiadi della vela estiva. Questi cinque colori ricordano le Olimpiadi, queste vele sospinte ricordano il futuro di questi ragazzi e è bello immaginare che questo evento li porterà nel successo sia nello sport che nella vita. Senta, ha menzionato il Circolo Savoia, sappiamo quanto possa essere importante il circolo nella tutela, no, di determinate tipologie di sport. Ecco, perché sono così preziosi e importanti i circoli sul nostro territorio a tutela dello sport? Non è uno spunto polemico il mio, ma è un dato di fatto e vi prego di credermi. Basta girare i più noti licei importanti della città per rendersi conto che le palestre sono del tutto inesistenti. Tutta quella che è l'attività sportiva fisica a certi livelli è fatta da gente come Porzio, come Cuomo nella scherma, da Porzio nel nuoto, da noi nella vela e nel canottaggio. Cioè c'è poco da fare. Lo sport è privato. Poi dopo, a un certo punto, viene il pubblico sia con le forze armate che prendono gli atleti migliori e li premiano assumendo, inserendo nei loro ranghi, però lo sport sostanzialmente viene svolto dai privati, il piccolo avvicinamento. Tra l'altro ricordiamo che siete nel canottaggio il quarto club d'Italia, quindi diventa ancora motivo di stimolo per proseguire a fare meglio. Io la ringrazio, è preparatissima, l'ho ammirata già in un'altra trasmissione, questo averci dato la Coppa Montù è per me un motivo di orgoglio, perché in questa Coppa particolare che dà i punteggi a tutte le squadre che si selezionano ai campionati e alle grandi manifestazioni di canottaggio, alla fine viene dato un punteggio e sommato. Noi siamo i terzi, avanti anche a delle squadre blasonate. Posso dirlo avanti alla Aniena, che è la squadra di il circo di riferimento per tantissimi sport. Siamo avanti ad alcuni corpi delle forze armate, ma veramente l'impegno di Enrico Milano e di Giulio Palomba e dei nostri tecnici Andrea Coppola e Mariano Esposito in cima ci premia, ci premia. Investiamo molto, facciamo dei sacrifici enormi, anche economici, ma veniamo ripagati di Esatto, tutto. si raccolgono tanti bellissimi risultati e soddisfazione. Intanto complimentissimi, ricordiamo l'appuntamento per il nostro pubblico, Trofeo Marcello Campobasso, 28ª edizione, dal 4 al 6 gennaio prossimo. Ad maiora semper, complimenti, l'aspetto qua in Grazie studio per a commentare me poi per quando questa trasmissione. Auguri. l'aspetto qui, prossimo gennaio.